lavoro nero non mi pare, scusami, e ci sono periodicamente, vengono fatti, c'è l'ispettorato del lavoro che sta in giro, quindi non mi pare che siamo nella stessa situazione che, qual è, che è quella che si trova in Campania, lei sa perfettamente cosa succede in Campania oppure vicino Salerno. Il fenomeno di lavoro nero è pochissimo, soprattutto a Paghino, secondo me è quasi inesistente, perché non è così. Se prendiamo altre zone della Sicilia, vi posso dire che tendono a battere i costi. Quanti giorni a settimana riuscite a lavorare? Un giorno, due giorni. 40 euro al giorno? 40 euro al giorno. 5 euro all'ora, sempre in nero? Sempre, non vogliono mettere un tribunale. Non vogliono. 40 euro e non pagare subito. Quando pagano? Non pagare io forse un mese, aspettare un mese e pagare. Non subito. Non vogliono dare i soldi, capito? Dicono che le banche non danno i soldi spesso per questo. Questo è il problema. Io 8 anni con patrono solo. Fare regole di essere interrogato di Google, destini mi dite vai via. E io conosco tutte le aziende. Ci posso fare lavoro, però da nero. Lo sai quanto io voglio rinnovo per mezzo giorno? Lo sai che ci vuole? C'è un bar mi compra a regola, all'angaggio, capito? Al giorno sai quanto? 15 euro. Allora lo sai ora io, il prossimo mese mi scade per mezzogiorno, ci vuole almeno 600 euro. E da 16 anni che sono qua. E ti pagano ancora in nero? No, ho lavorato a regola prima, però ora quasi due mesi sono senza regola. Che la vita è dura, la vita. Si pagano, tu sai, la casa, la luce. E se vai a chiedere di metterti in regola, cosa ti rispondono? Niente, poco lavoro, 2 giorni, 3 giorni a settimana. Ma non vi passano a prendere oggi? Niente lavoro. L'agricoltura qua è bruciata e basta. Ma perché ancora c'è questo modo di recuperare il lavoro così? Ma leggere perché il punto. Perché? Ma certo, perché? Perché quelli che comandano, non siamo noi. Lei ha dei campi e delle campagne? Io ho i campi. E oggi prende qualche ragazzo? Oh, e che devo prendere se il prodotto che si vende non si vende? È difficile da togliere il macione qua, perché per esempio ci dovremmo riunire tutti, e fare delle cose come hanno fatto per esempio con le mele, come hanno fatto su. Ma comunque la strada è troppo difficile, perché le cooperative le abbiamo fatto noi, e poi si sono succhiate a noi, cioè, hai capito? Ci hanno mangiato a noi, perché ogni posto di cooperativa ci sono 500, 60, 70, 200, 50 impiegati, e devono mangiare tutti sopra il nostro prodotto. Parliamo un attimo di questo, un pomodoro pachino esce dalla campagna, oggi che non è stagione buona, a 1,20 euro, 1,50 euro. Sì. Al nord viene venduto... 4 euro. Al nord, magari 10 euro al nord. Magari 10 euro al nord. Sì. Ecco, il punto è capire come mai voi prendete così poco, i ragazzi qua che vanno nel campo prendono così poco e qualcuno ci guadagna così tanto. È la stessa storia di Napoli, è la stessa storia degli altri paesi. Perché non c'è nessuno, si fanno tutti i cazzi suoi. Allora c'è un po' di rincaro, diciamo, c'è il rincaro magari della nafta, perché la nafta magari per andare su ci vogliono meno. Per gli autotrasportatori che vanno certo, su. Ok. È una classe scassata, questa di autotrasportatori, perché per andare su ci vogliono 3.000 euro. Va bene. Ora lì a loro ci arriva il motore di Pachino, sì. Perché sono i mafiosi. Hai capito?
sono mafiosi autorizzati. Ecco, ma quelli non autorizzati ci lavorano o no? Ma quelli che non sono autorizzati, sai, magari lavorando cioè fanno lavorare delle persone, insomma guadagnano quel poco che guadagnano, ma il vero problema sta a Roma. Noi siamo qua un fiore all'occhiello del Mediterraneo, la nostra forza è il sole. Lo sai che cosa fanno questi azionisti? Non lo so chi sono, vanno a comprare in Tunisia, perché là la manodopera è 5 euro al giorno. Magari, come gli dice, noi mandiamo il pomodoro. Voi 40 euro al giorno pagate. 40 euro è sempre una miseria. Come fai a mantenere un affitto di casa, luce, gas? Non riuscite a dare di più. Ma come cazzo fai? Però il produttore 40 euro al giorno non ci rimangono. Certe volte ci viene la giornata a 25-30 euro. Qua abbiamo tanti problemi. Il lavoro è sempre di meno e siamo in crisi per davvero. Come vi pagano poi? Non pagano, dipende la ditta. Ma vi hanno messo in regola o no? Sì, in regola sì, sulle carte, però nei fatti no. Cosa vuol dire nei fatti no? Per esempio, lo trovi nel contratto di lavoro, si paga 46 euro. Però... A giornata? La giornata. E invece con voi... 6 ore e 30 minuti di lavoro, però passiamo 8 ore di lavoro e... E quanto vi danno? 40 euro, ci sono quelle che danno anche di meno, 30 euro. Quindi allora quanto fa? Neanche 5 euro. Neanche 5 euro. Voi cosa raccogliete? Quei pomodori? Pomodoro, zucchino e tutto quello che c'è nella zona. Il famoso pomodoro pachino che va in tutti i Italia. Ciliegino, sì, sì. In Campania è duro. Da dove arrivate voi? Siamo tunisini. Quanto tempo siete qua in Italia? Minimo 10 anni, solo a Pachino. E siete riusciti finalmente a mettervi in regola o no? Sì, siamo in regola, sì. Non siete più clandestini? No, no. Però ancora non riuscite ad avere i pieni diritti dei lavoratori, nel senso che... Non neanche per gli italiani, non solo per noi gli stranieri. È per tutto, non è perché siamo stranieri, no. Anche le... quelli di Pachino, i pachinesi, lo stesso. Vi fanno firmare un contratto che sulla carta vi garantisce una serie di cose e poi vi dicono, però se volete lavorare si fa diversamente, prendere o lasciare. Licenziamento è subito, basta mezza parola, tu lo dici, chiedere le tue diritti e ti mandano a casa. Il giorno di paga? Sì. Quanto è lo stipendio più o meno? L'amico, c'è il numero per la paga. Quanto è più o meno lo stipendio? Ma
generale questi sono quelli che emergono, diciamo, loro sono quelli che prendono gli stipendi ufficiali. Sì, 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 questi sì. Però tra questi nei culturali ci sono parecchi che non sono sotto banco.